Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Riccardo, buongiorno. Ubaldo, buongiorno. Gabriele, buongiorno e buon appetito a tutti. Ciao, buongiorno, Mimmo. Mimmo, buongiorno. Ho letto il prestigioso. No, il pezzo mio, sì. O tuo la cronaca? No, il pezzo tuo. Ah, ok. Posso essere sincero, il dubbio ce l'ho. Perché è un blef, un incompreso? No, non quello là. No, nel senso che tu dici, non può essere colpa sua se, non può essere colpa sua se, non può essere colpa sua se. Ad un certo momento dici pure, non può essere solo colpa sua se. Esatto. Quindi però una colpa si presume. Ma io credo che stiamo parlando di Gelson in attesa. Beh, certo, magari qualcuno sì. Non ha letto il Messaggero e me ne dispiaccio per questo. Io credo che fino a questo momento Gerso sia un giocatore non giudicabile al 100%, perché non ha avuto la possibilità di giocare con una continuità che gli avrebbe permesso di avere poi un giudizio, che è stato spesso impiegato in un ruolo, spesso in un altro, talvolta in un altro ancora, e quindi non c'è stata quella continuità per capire che tipo di giocatore lui sia in realtà. Allora, quando io dico che probabilmente non è solo colpa sua, è colpa probabilmente di chi ancora non ha capito come o dove vada in impiegato, è colpa sua, questo sì, perché quando viene impiegato poi non riesce mai a darti la sensazione di dire guarda un po' chi amo preso, però sto ragazzetto è uno che ce sa fa e cose di questo genere. Complessivamente io ritengo che Gerson sia un ragazzo che purtroppo per lui, ma purtroppo anche poi per quello che riguarda le faccende legate alla Roma, non riesce a scrollarsi di dosso, nessuno riesce a scrollarsi di dosso il fatto che lui sia stato pagato tutti questi soldi, e questa è una pregiudiziale che è costantemente negativa, nel senso che essendo stato pagato tutti quei soldi, ricca uno dice beh, oh, se questo vale tanto mi deve far vincere partite da solo, dimenticando che probabilmente non è così, non è sempre così, o che forse magari Gerson tutti quei soldi lì non li vale. Questo noi non lo sappiamo perché non l'abbiamo ancora visto giocare per bene, tanto per dirci così una cosa molto più chiara, non l'abbiamo visto giocare per bene, nel senso sia lui bene sia per bene inteso come continuità, come di prestazioni, di impiego e cose di questo genere. Io sono assolutamente convinto che non sia stato Gerson a far perdere la partita a Torino, questo lo voglio dire subito, cioè io credo che ci siano stati dei calciatori che sono andati molto peggio di Gerson, però se ne parla molto meno perché evidentemente l'attenzione è stata focalizzata sulla scelta di Spalletti, che a mio giudizio è stata una scelta sbagliata. Però non, ripeto, non è stata la prestazione negativa di Gerson nel primo tempo, secondo me negativa, che poi ti ha fatto perdere la partita. Ci sono altri giocatori che dovevano dare un contributo maggiore in una partita come questa che non l'hanno dato, e allora questo per dire che come sempre vanno le cose, tu non perdi per un solo giocatore, non vinci solo per un giocatore. Gerson non è stato all'altezza della situazione. Io ritengo che comunque non sia stato messo nelle condizioni di poter essere comunque vicino o all'altezza della situazione. Tutto qua, Riccardo, molto molto semplice. Però Mimmo, io la penso esattamente come te, no? Allora, come diventa il motivo di discussione Gerson? Siamo d'accordo? Io credo che il motivo di discussione sia stato più Spalletti, però, se mi consenti, che Gerson, eh? Tant'è vero che nel mio pezzo io dico, sì, parafrasando la famosa Jessica Rabbit, cioè non è che so cattiva e che mi disegnano così, come per dire, magari non so io che so veramente scarso, o magari so bravo, non lo so, però magari è qualcuno che non mi aiuta a dimostrarlo. In questo senso io sono profondamente convinto, poi ne possiamo anche parlare, che Spalletti non gli abbia dato una mano per poter dimostrare quello che è il suo reale valore, facendolo giocare in una posizione in cui lui tutto sommato dovrebbe, io ti uso il condizionale, sai perché, Riccardo? Perché io non lo so qual è il ruolo di Gerson ancora, non l'ho capito, ma io purtroppo credo non l'abbia capito ancora nessuno nella Roma, e Spalletti lo fa giocare una volta intermedio, una volta lo fa giocare attaccante di destra, una volta lo fa giocare magari un pochino più dentro, Mimmo, il campo. Mimmo, io questo qua credo di averlo capito, però dico, allora, se siamo tutti d'accordo sul fatto che comunque non è per Gerson che si perde la partita, perché se finisce col parlare del Gerson, che peraltro poi se entriamo nell'analisi della partita, Ubaldo c'ha una teoria tutta sua, che secondo il mio punto di vista è stato il più bravo di tutti. Sì, questo io non lo discuto. Però io discuto, sai, un'altra cosa, Ubaldo, da un punto di vista tattico, che si è detto, ho messo lì Gerson, oppure è stato messo lì Gerson per fermare Alex Sandro. Cioè, da io che mi ricordo, è il terzino che ferma l'attaccante, non l'attaccante che deve marcare il terzino. Quindi io ne faccio proprio un discorso di
di impatto filosofico. Quindi che si poteva essere più spavaldi, Mimmo? Beh, io penso che se tu fai, metti in una posizione di quel tipo lì, uno che deve essere un attaccante, che faccia l'attaccante, o quantomeno non debba fare il marcatore sul terzino. L'ha messo al secondo tempo, Salah, quattro volte si è presentato Alessandro dentro l'area tua. Sì, non c'è dubbio, però io ti voglio fare anche un altro tipo di discorso, che l'azzardo, a mio giudizio, di mettere Gers è stato anche un azzardo di natura non soltanto tattica o tecnica, ma anche psicologica, mentale, non lo so, io non so quanto il ragazzo sia in questo momento pronto per giocare una partita di quel tipo lì, ma anche da un punto di vista, non ti dico fisico, ma insomma ho visto che reggeva poco i contrasti, quelli che vengono portati, tu lo sai, in partite di quel tipo lì dove non si guarda niente e nessuno da nulla nell'altra parte. L'ho trovato un azzardo perché ha sorpreso un po' tutti, insomma, io ho letto anche, ho sentito, voi l'ho letto sui giornali come avete fatto voi, le dichiarazioni del direttore generale Baldissoni che si è detto sorpreso, ma credo che siano stati sorpresi tutti dal primo all'ultimo tifoso della Roma nel vedere Gerson in campo dal primo minuto. La sensazione qual è stata adesso, Riccardo? Io credo che poi dopo tutti abbiamo un pochino in qualche modo il polso della situazione, che Spalletti abbia voluto inventarsi una cosa per tentare di fare la grande prestazione a modo suo, diciamo così, no? E lui ha pensato che Gerson potesse dargli qualche cosa. Poi però, qual è il punto? Se, come dice Ubaldo, io posso essere anche d'accordo, pensa Ubaldo, se Gerson è stato nel primo tempo quello tatticamente più bravo, no? Perché poi tu lo cambi? Non mi venisse. Perché è cambiato il risultato, l'ha spiegato Spalletti. Aspetta, sì, lo so. Però se ti sta dando quel contributo lì, perché tu devi cambiare? Perché sei andato sotto di un gol. Perché dopo devi andarci a provare a fare gol. Però aspetta, mi fate finire di parlare per cortesia. Nel senso che se stiamo dicendo da sabato sera che la partita la Juventus l'ha vinta per la giocata di un grande calciatore favorito da un errore colossale di uno dei due centrali della Roma, Ubaldo, giusto? Ok, sì. Perfetto. Allora evidentemente la squadra non stava giocando così male da dover intervenire in maniera così drastica per tentare di recuperare il risultato, perché in qualche modo poteva continuare a farlo magari con gli stessi giocatori, dato che il risultato era stato sbloccato soltanto dalla giocata di un singolo. Ma lo devi recuperare però il risultato, Mimmo, a quel punto ti serve uno che è più capace di Gerson a far gol. Ho capito, allora perché Spalletti ha detto l'ho tolto perché perché era stato ammonito? Ma perché lo deve pure proteggere il ragazzo a un certo momento, Mimmo. Va bene, però io non vorrei non passasse il messaggio per cui tutto quello che viene fatto sempre in maniera corretta e che nessuno poi possa dire magari stavolta io ho sbagliato, perché secondo me Spalletti ha sbagliato nello schierare Gerson. Perfetto. Assolutamente. Perfetto. Ma no, perché fai un danno a Gerson oltre che alla Roma mettendo Gerson in quelle condizioni lì. Questa è la mia opinione, poi magari ne possiamo discutere, possiamo parlarne quanto ne volete. Ma a voglia, tanto siamo fino a quarte due. Ascolta, Mimmo, sì. Quale poteva essere l'alternativa a quella formazione là? Ma insomma io è vero che c'erano giocatori che stavano mezzi, che alcuni non ci avevano la possibilità di giocare più di tanto. Onestamente io anche l'avevamo detto prima della partita, io speravo che lui potesse cambiare un meno possibile rispetto alla squadra che aveva fatto bene nelle precedenti partite. Una volta recuperato Bruno Perez poteva anche tentare di far giocare Bruno Perez fin quando ne aveva, poi dopo aveva a disposizione tre giocatori per poter sostituire Bruno Perez in quella posizione lì, che erano Shaarawy, Salah e lo stesso Gerson, visto che l'ha impiegato lì. Lui, parlo di Spalletti, ovviamente, ha voluto fare un altro tipo di scelta, ha voluto giocarsela un pochino più cercando di cogliere di sorpresa sicuramente tutti i tifosi, ma anche Allegri, che è rimasto sulle sue posizioni, non ha cambiato. Gerson, Ubaldo dice che ha dato un contributo tattico importante, ma contributo tattico per non far scendere Alex Sandro, quello siamo tutti d'accordo sul fatto che lui abbia contribuito in una fase un pochino più offensiva alla Roma, questo mi sento di non essere d'accordo perché non mi ricordo una cosa. Però noi continuiamo a parlare di Gerson, Riccardo, e va bene, io ti ho detto in apertura del documento, ci sono stati giocatori che sono stati peggiori di Gerson l'altra sera e se ne parla poco di questi, perché io vi invito a ricordarmi la partita di Perotti, ad esempio, che è uno che ha 240.000 partite in Serie A più di Gerson, eppure io non l'ho visto. Io vi invito a parlare con grande onestà e fuori da ogni tipo di condizionamento della pessima partita, per me, di Strootman. Se volete
vi chiedo di parlare della pessima partita di Manolas, vi chiedo di parlare della partita secondo me insignificante di Emerson Palmieri, vi chiedo di parlare della pessima partita di Daniele De Rossi. Io abbiamo parlato, vi a parlare. Ok, appunto, no, però siccome non c'ero io, Baldo, non mi fa la battutina. Nel senso che, no, nel senso che stiamo parlando di Gerson, allora siccome io prima non c'ero quando ne parlavate, vi dico, giusto parlare di Gerson. Sì, ma noi dovevamo fare un discorso al contrario. Non è stato Gerson a far perdere iniziare, la Roma. Iniziare prima dagli altri. No, io lo ricordavo. Stiamo a parlare di Gerson perché amo letto il pezzo tuo, amico. Sì, certo, però non è stato Gerson a far perdere la Roma, Ci aspetti? Sono stati altri che sono andati non lo so. A tra poco. Ciao. Bravo nazionale capitano Mimo. Eccoci qua. Piuttosto, per quanto strano possa sembrare, fra tre giorni c'è un'altra partita scorbutica, perché oggi dovremo capire le condizioni di... Certo, il momento è particolare, pure fare la formazione non è facilissimo, sì. Adesso dobbiamo vedere l'entità degli infortuni di sabato, ma insomma c'è il rischio che tre giocatori si possono considerare importanti, Manolas, De Rossi e Nainggolan, che io non avevo capito si fosse fatto Paredes male. Ancora out, voi. Paredes out, assolutamente. Senza dimenticare una cosa, Riccardo, me lo dico anche a Gabriele Ubaldo, che il Chievo non pensate che sia una squadretta, assolutamente. Il Chievo è una squadra che gioca a pallone, che non è sicuramente tra le migliori d'Europa, e questo lo sappiamo tutti, ma che ha una caratteristica che insomma vale la pena sottolineare, è una delle squadre con la più alta media e di età di Europa. Quindi questo che significa? Che è una squadra che ha grandissima esperienza, se non altro, cioè difficilmente tu trovi un giovane dentro il Chievo, trovi tutta gente navigata, che conosce bene il mestiere, che sa esattamente quello che vuole. Ed è una squadra, guardate la classifica, che sta facendo un campionato per le loro possibilità, mi sembra molto molto buono, e tu dovrai affrontarlo in condizioni un pochino disagiate, perché insomma adesso sapremo poi chi potrà o meno recuperare. Comunque da un punto di vista anche, come ti posso dire, psicologico, comincia a farsi un discorso, come posso dire, non delicato, però insomma devi fare attenzione, perché dietro il gruppettino delle inseguitrici o presunte tali della Juventus è molto compatto, e tu non devi assolutamente perdere nessuna occasione per lasciare spazio magari a qualcuno che da dietro possa inserirsi. Abbiamo visto come ci sono delle squadre che magari hanno superato un momento così difficile, parlo del Napoli, adesso hanno recuperato il gioco, hanno trovato i gol, e in attesa di recuperare anche Milik e Pavoletti, io il Napoli lo terrei in considerazione, per quello che riguarda il futuro. Insomma, è bene, come dice Spalletti, su questo sono assolutamente d'accordo, tentare di avvicinare la Juventus per salvaguardare il secondo posto. Ecco, questo mi sembra un atteggiamento molto giusto, che vuol dire guardare avanti con un'attenzione anche a quello che succede dietro, perché bisogna stare attenti, perché ci sono un sacco di squadre, ma questo potrebbe essere anche un vantaggio, perché se saranno tanti scontri diretti nessuno mollerà prima del tempo, e di conseguenza riuscire a fare il tuo, e per cominciare o continuare a fare il tuo devi comunque battere il Chievo. Non sarà facile per tutta la serie di motivazioni che abbiamo detto, anche perché tu devi cancellare una sconfitta che per mille motivi, diciamo, ci poteva stare, no? Perché l'abbiamo detto mille volte, però per come è maturata io ritengo che un po' di spazio ai rimpianti ci possa essere, e questo volevo chiedere anche a voi. Se anche voi vi sentite un pochettino, avete dei rimpianti per quello che magari poteva essere e che non è stato, oppure dice no, non si poteva fare più di quello che si è fatto. Questa è una domanda che voglio fare a voi. Beh, c'è da diversificare un po' il pensiero, se vogliamo, sotto l'aspetto mentale, che è ancora quello che c'è ed è evidente, o sul piano tecnico e tattico. Cioè. Beh, intanto diciamo, io mi fermerei a quei 90 e passa minuti della partita, analizzando quello che c'è. Ma c'è anche un aspetto mentale, però, in cui non solo sì, tattico, che è evidente. Sì. No? Lì però la Juventus ha pochi rivali in Italia, cioè in Italia non c'ha nessun rivale, perché la ferocia, la cattiveria, il veleno, Erika, che noi vorremmo vedere nei giocatori della Roma,
tu lì lo vedi anche talvolta, sì, delle volte, però dire, delle volte viene anche bloccata, no? Autorizzato, Mimmo, però senza fare del vittimismo, delle volte viene anche un po' bloccata questa irruenza, capito? Assolutamente sì. A proposito, ho deviata, mi fa abbastanza ridere l'ammonizione assurata al 93esimo 94esimo, cos'era, però tra l'altro lì c'è stato un errore, Mimmo, da parte del maxi schermo dello Juventus Stadium, che sì, ha indicato l'ammonizione precedente, quella per Rugani credo fosse, sì, per Sturaro. No, no, era proprio per Rugani. Sì, tant'è, sì, che tanta gente, compresi noi, ci siamo caduti e pensavamo che dovesse arrivare il rosso. Mi volevate chiedere di Orsato? Sì, ce lo lasciamo per ultimo per non dare l'impressione del Dometrovana. No, però te lo dico subito. Mi ha deluso perché pensavo fosse un arbitro che potesse dirigere al meglio la partita. Non sono assolutamente qui a dire che la partita è stata condizionata dalle decisioni di Orsato, però come prestazione mi aspettavo una prestazione migliore da parte sua. Tutto qua. Mimmo, condizionata, hai ragione tu, hai condizionato perché la Juve non ha vinto, la Juve ha vinto meritatamente, cioè non ha rubato nulla, stranamente a noi ci costa di sta cosa, però. Però ti posso fare una domanda, Riccardo? Sì. Se la Roma avesse pareggiato, tu dicevi la Roma aveva rubato il pareggio. Assolutamente, ho detto anche questo oggi, la Juve non ha rubato, calma. se una no, beh, noi siamo tre ore più di te, Mimmo, perciò siamo un po' avvantaggiati. Anche qualche annetto. Anche qualche annetto. E metti che una delle occasioni tra Manolas al primo tempo, Fazio, Manolas al secondo tempo, entra quella palla, sì, che ti ho rubato il gol, vale e no, tutto, no, quanto. Assolutamente sì. Quindi condizionata, sì, hai ragione, no. Io però non ti è piaciuto. No, un po' indirizzata, allora, secondo te? Allora non voglio dire neanche indirizzata, perché sarebbe quasi quanto, no? Tanto, sì, quanto. Secondo me sarebbe troppo. Però io giocatore in campo capisco che al 50% la punizione va allora, ammonizione va allora. Sì, era abbastanza singolare che dopo, Gabriele, correggimi, dopo forse un quarto d'ora, 20, dopo 20 minuti c'era un gol per loro e tre ammonizioni per la Roma. Sì. Era 3-1 il punteggio in quel caso, solo che la Roma c'era tre in quanto ammonizioni, Gerson, Diego e De Rossi, me lo confermi, e uno era il gol che aveva segnato Guin con la compartecipazione di Manolas, lo possiamo dire? Calma, vieni. Te posso però dire dopo cosa? Voglio parlare di Manolas un attimo. Ami, ecco, certo, Allah mi piace più del, certo, buon appetito a tutti. Vabbè, dai, a tra poco, a tra poco. Mimo, eccoci qua. Manolas. No, è Ubaldo, yeah, il tuo maestro, uno dei tuoi maestri, insomma, uno al quale tu sei stato molto legato. Diceva sempre uomo scivoloso, uomo pericoloso, te lo ricordi? Sempre, sì. Esattamente, era Carlo Mazzoni. E a me ha fatto molto effetto sentire nel dopo partita una delle interviste a Higuain, durante la quale raccontava che lui aveva visto, allora avevano visto i filmati di come giocava la Roma, e si erano accorti che Manolas andava spesso in scivolata quando si trovava a dover affrontare un avversario che aveva la palla al piede. Cioè, allora io, ricordandomi di questo, ho aspettato un attimo, sapevo che lui si sarebbe buttato per terra, ho scansato il pallone e poi ho tirato, ho fatto gol. La settimana parlavamo di come le squadre si preparano anche per affrontare l'arbitro, vi ricordate, no? Che avevamo detto sicuramente avranno studiato un pochino qual è il tipo di atteggiamento che ha Orsato in campo. E Higuain ti racconta che le squadre, ma l'avrà fatto anche la Roma dall'altra parte, si studiano anche questi piccoli particolari. E Manolas lì ha commesso un errore, perché non puoi andare a terra, perché lì se te butti per terra non c'è più il modo, il tempo e la maniera per difenderti. Che poi Higuain abbia fatto un grande gol, questo è fuori discussione, ma secondo me Manolas non gli ha dato tutta l'opposizione che poteva dargli, poi ne viene fuori un gran gol e tutto questo. Però di queste cose, Riccardo, Ubaldo e Gabriele, se ne parla poco. Di quelli che sono stati dei gesti tecnici che sono stati a mestiere, che non sono stati fatti bene, e si parla magari di tante altre cose che rubano un pochino, un po' più l'occhio, diciamo, no? Per quello che riguarda la complessività della partita. E però la Roma quella partita l'ha persa anche o soprattutto forse per queste cose. Beh, c'è anche la situazione di contrasto con Daniele, che si fa scaramentare per terra con troppa fatica. Sì, questo è vero, perché aveva timore di prima della sì, vabbè, ma quello a stretto contatto è difficile che prenda l'ammonizione, insomma, non è che sì, però non l'ammonisce un minuto dopo, pure fa fallo lì senza dover prendere necessariamente. E poi anche prima di Manolas, prima della scivolata, lui che segue Fazio lì non lo deve seguire. Chiedo a te, Ubaldo, io ho visto che molti giudizi su Fazio sono stati in qualche modo condizionati
dal gol di Higuain, ma io ritengo che sul gol di Higuain Fazio abbia poche responsabilità, oppure tu mi... Che c'entra Fazio? No, lui parla di Manolasse che segue Fazio. No, che segue Fazio. No, l'ho capito perfettamente, però siccome io mi rendo perfettamente conto che quando poi uno va a analizzare le partite trova dei giudizi che sono talvolta non in linea con quelli che possono essere i tuoi, io personalmente ho visto Fazio che ancora una volta ha fatto una buona prestazione. L'episodio del cos'era, del secondo tempo, quando lui intruppa su Mandzukic, insomma lì magari se ci avesse avuto il 39 e non il 46 probabilmente non colpiva col piede e lì poteva stare un pochino più attento. Però la prestazione di Fazio non mi è sembrata così insufficiente, perché sì, no, sulla situazione anche che ha creato Sturaro, che poi Szczęsny ha parato lì fisicamente, non ha... Beh, lui le imbucate un pochino le subisce, guarda la Padula, sì, però, pure la settimana prima. Però quanto abbiamo detto, Riccardo, quante volte abbiamo detto che Fazio è uno che non lo devi mai lasciare solo dentro, sì, centralmente, che è uno bravo a fare determinate cose e non gli devi dare la possibilità all'avversario di giocare in campo largo o comunque con la possibilità di avere spazio. No, ma sul gol non c'entra assolutamente nulla. Ecco, sul gol però, ecco, questo mi interessava comunque. Non le leggo le pagelle degli altri, perché mia di pagella, nel senso che poi mi interessa relativamente poco quello che scrivono, ormai scrivono tutti, fanno tutti le pagelle, quindi questo non è un problema. E avete affrontato anche un pochino il discorso Strootman, perché secondo te, Ubaldo, te lo chiedo per l'ennesima volta, te l'avevo chiesto dopo la partita con la Lazio, te l'avevo chiesto dopo la partita contro il Milan, perché lo mette a destra ancora una volta Strootman? Salvo poi cambiare, fa il cambio e mettere a sinistra inizio del secondo tempo. Contro la Lazio ci ha vinto la partita, contro il Milan ci ha vinto la partita. Perché lui continua a mettere, secondo te ovviamente, qual è il tuo pensiero? Strootman gioca sempre a destra, perché? Non te la so leggere questa qui. Quindi non sei da... Cioè, non ti sembra una scelta... come le posso dire, azzeccata sotto questo aspetto, perché se tu non la capisci come non la capisco io, probabilmente non la capisce nemmeno Gabriele o Riccardo, cioè sfugge quale sia il vantaggio di avere un giocatore lì. Secondo te quando posizione. Sta a destra e sta a sinistra cambia la prestazione di Strootman? Beh, secondo me sì, un pochino sì, perlomeno era cambiata contro la Lazio e contro il Milan era cambiata, perché aveva dato un contributo magari un pochino più importante anche nella fase di non possesso, perché comunque si trovava a gestire con una postura, Ubaldo, la postura diversa, perché se tu sei portato a giocare da una parte con piede sinistro, forse è meglio se ti trovi dalla parte che col sinistro ti puoi muovere meglio, insomma, però sono tante piccole cose che voglio dire, mi continuano a sfuggire, ma insomma poi dopo contro la Lazio è andata bene, contro la Juventus non è andata bene, ma lì allo Juventus Stadium, se questi hanno vinto 25 partite di fila, un pochino del motivo ci sarà, insomma, tu sei riuscito a fare comunque una prestazione dove non ti hanno spaccato, dove non ti hanno massacrato, dove sei rimasto in partita fino all'ultimo secondo, anche grazie alle parate del tuo portiere che sta lì, lo ricordo, per parà, e cioè non è che sta lì perché deve farsi far gol, e comunque sotto l'aspetto della prestazione tutto sommato, ecco perché io ti dico che per me è una partita da rimpianti, perché probabilmente si poteva fare di più se attraverso le scelte dell'allenatore, attraverso il rendimento di alcuni giocatori, le cose secondo me potevano andare in maniera migliore. Ed è rispetto alle altre partite, forse quella del famoso ottobre del 2014 è una partita che insomma la possiamo considerare particolare, strana, perché è determinata più che altro da degli errori dell'arbitro. Però le altre partite che la Roma gioca al Juventus Stadium, chiedo anche a voi, cioè, forse quella di sabato è stata quella in cui c'è stato più equilibrio, anche se sembra assurdo dirlo, però la Juventus è partita forte, un quarto d'ora la Roma è stata un po' in balia della squadra di Allegri, perché probabilmente non aveva ancora capito come sistemarsi, si è trovata aggredita in ogni angolo del campo e lì ha sofferto, poi pur non facendo molto, anzi facendo poco, perché se non ricordo male, Gabriele, tu che hai fatto la radiocronaca, il primo tiro parato da Buffon è stata quella girata mosciarella stracchinella dei Perotti sull'asse di Salame, sembra, sì, giusto? Poteva fare molto meglio lì, Mimmo. Tanto. Sì, però era quello il primo tiro, sì, diciamo, sì, in cui Buffon ha dovuto dire, mo faccio una parata, insomma, sì, no? Però al di là di questo, insomma, non è che la Juventus nel secondo tempo ti stava ammazzando, ti stava ammazzando nel momento in cui tu magari non eri più ordinato e quindi hai rischiato di prendere ancora gol, è stato bravo il portiere, ma il portiere sta lì per parare. Ecco perché io ti dico, poi ci stiamo salutando, che secondo me
nonostante tutto e tutti, è ancora una volta una partita da rimpianti. Fate conto, mister, ma 43. Ci sentiamo domani, sempre se Dio vuole. Ciao a tutti, ciao, e ciao Mimmo. Ciao Mimmo, ciao, ciao Mimmo. Ciao Baldo. Ciao Gabriele. Ciao 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 ciao. La, 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 la. La, la.